Allora, maestro, cominciamo nel modo migliore perché? Perché c'è il pubblico in piedi, perché c'è un momento di comprensibile commozione, comprensibile, perché lui torna qui dopo tanti anni, ma non aveva, mi diceva nel camerino che i suoi inizi, lui appena poteva, insomma, con le bande, cioè voleva venire qui a cantare, però poi gli dicevano, ma guarda, non andare, perché altrimenti prendi una strada, dal punto di vista canoro, si intende, non, no, io devo andare nel Cilento, devo andare nel Cilento, devo andare al Vallo della Lucania. Ed eccolo qui. Un po' di anni dopo. Caro Franco, cari amici, io vi voglio bene, assai. Vi voglio bene assai. Sapeste i ricordi, una valanga di ricordi. Un artista mondiale ma sempre con il Cilento nel cuore. Bruno Venturini, con la sua voce potente e ricca di calore, ha entusiasmato le oltre 500 persone che hanno riempito il teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania per una Befana davvero speciale. Standing ovation dopo oltre 3 ore di musica e tanti aneddoti su una carriera, quella del tenore di Pagani, che ha raggiunto i 40 anni. Maestro, allora, benvenuto nel Cilento, ben ritornato a Vallo della Lucania. Che accoglienza ha trovato? A parte il freddo. Bellissima, no, ma non fa freddo, ho portato il sole. Io poi avevo scommesso con i telespettatori che oggi sarebbe stata una giornata di sole, e così è successo. No, è un'emozione bellissima. Io manco da Vallo da tantissimi anni. E venendo ho visto Pattano, la cittadina del Noteo Morra. Lui mi chiamava, io dicevo, no dai, ma siamo stati l'anno scorso, aprile, maggio, ma settembre, quelle ti vogliono, quelle tu piace e ti vuoi, devi venire. Insomma, questo. E poi ricordo la prima volta che sono venuto, ero fidanzato, non ero neanche sposato, e ricordo quel signore del comitato, aveva un'agenzia di viaggi, ecco, me lo ricordo, gentilissimo. Eppure ogni anno mi chiamavano, mi chiamavano sempre, e questo ricordo, questo sostegno, perché sai, un giovane artista, poi è importante questa cosa, poi incominciarono i festival di Napoli, poi ci siamo persi di vista, perché sai, le vie si dividono e il mondo mi ha chiamato, mi ha acchiappato, eccoci qua dopo tanti anni, e ricomincia da qui i miei secondi 40 anni di carriera artistica. Battezziamo questo nuovo inizio. Ricomincio da Vallo della Lucania. Altri 40 anni di carriera artistica, e voglio ripercorrere con questo mio spettacolo. Bruno racconta e Venturini canta, tratta dal mio libro biografico Una voce che ha emozionato il mondo, con Baudo che ha fatto Abbrifazione e Gianni Mauro che ha curato con i miei figli, Salvatore ha fatto questo format, e lo voglio portare in tutto il mondo. Perché? Perché io sono stato la voce del Visit Italy Campania durante gli trascorsi anni della regione, con Roberto Virtuoso, grandioso assessore, poi con De Rosa, poi con Armato, e loro mi scritturarono che io portavo in giro per il mondo questa canzone, dicevo venite a Napoli, venite sulla costa amalfitana, cilentana, e adesso ho visto anche un fervore diverso, cioè ho visto Matera, ho conosciuto Matera, è una persona sanguigna che ama questa terra come l'amava Virtuoso e come la amo io. Assessore regionale Corrado Matera. Sì, assessore regionale Corrado Matera, una persona molto simpatica, molto concreta, e quindi io gli sto dando una mano, lui si sta battendo come un leone affinché questa canzone d'arte napoletana diventi patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità. Ma che le da già da 100 anni che è patrimonio, soltanto che noi artisti siamo un poco scollegati, i pizzaioli no. Quindi la pizza è patrimonio dell'umanità, è la canzone napoletana. Allora bisogna che, ecco, Corrado Matera sta ordinando le fila, sta coordinando, e a presto avverrà questo grande miracolo. Quando è facile, tutto difficile, ci andrà succederò, succederà. Quando è facile, tutto difficile, ci andrà succederò, succederà. Il concerto al De Berardinis rientrava nel POC regionale Storia di tutte le storie, rassegna culturale della città di Vallo della Lucania, voluta fortemente dal sindaco Antonio Aloia e dall'intera amministrazione comunale. Allora, un grande evento, dicevo, una grande serata che insomma abbiamo tutti la voglia di vivere subito.
Eh sì, è una grande serata per noi, è veramente un onore ospitare qui sul palco, il nostro palco dell'Auditorium Leo De Bernardinis, il maestro Bruno Venturini. Ringraziamo in particolare la Regione Campania, in persona dell'assessore Corrado Matera, che ci ha permesso di fare questa rassegna in cui crediamo molto, perché abbiamo puntato su eventi che raccontano delle storie, e stasera Bruno Venturini ci racconterà la sua storia, la storia della musica napoletana, e che noi vogliamo sia sempre più in alto, perché la nostra tradizione e le nostre origini. Assolutamente, lei ha già anticipato la novità poi di questo spettacolo, che è appunto quella di un percorso, evidentemente attraverso la voce che ha emozionato il mondo, quella di Bruno Venturini, che si intreccia, questo percorso, con la storia della sua vita e della sua carriera, perché non si sa dove cominci l'una e finisca l'altra, insomma. Sì, salve, buonasera. Innanzitutto ci fa un grosso piacere che il maestro Venturini sia molto legato a questo territorio, quindi ancora un motivo in più per ascoltarlo con maggiore attenzione. Io invece, oltre a salutare il maestro Venturini, voglio salutare il figlio, che ha curato benissimo la parte dei rapporti con... Sì, Salvatore Venturini, salutiamolo con un applauso, sì, perché è lui che ha ideato e poi sì, ovviamente dirige questo spettacolo. Sì, infatti è stato molto attento, ci ha chiamato, ci siamo sentiti varie volte e quindi questa cosa mi ha fatto ancora più piacere. Ed ha una grande voce. Questo non lo so. Ha una grande voce, no, io l'ho ascoltato, ha una grande voce, insomma, per quello magari che... Magari sarà un motivo anche per ascoltarlo. E poi dal POC volevamo il meglio per quanto riguarda la musica napoletana. Eh beh, qui siamo... Ci siamo subito rivolti al top, maestro Venturini. Colgo anche l'occasione per salutare Publimedia e Set TV per la grossa attenzione che hanno dato per l'aspetto comunicazione. Cinque telecamere, insomma... Lasciatemelo, sì, dire, un applauso dire. Anche sono a loro, davvero molto, molto attrezzati, assolutamente sì, benissimo. Complimenti. Quindi gli faccio i complimenti pubblicamente e soprattutto ringrazio tutte queste persone che sono venute qui ad onorarci a questo spettacolo, grazie di cuore. Grazie, grazie naturalmente, buon anno, buon 2019, complimenti, grazie ancora. Allora, partner ufficiale dell'evento, la nostra emittente e l'agenzia di comunicazione Publimedia. Presenti dunque le nostre telecamere che hanno offerto vari momenti di diretta Facebook e che riproporranno l'intero concerto prossimamente. Originario di Pagani ma vissuto quasi sempre a Salerno, Bruno Venturini ha ripercorso durante la serata al De Bernardinis la propria vita privata ed artistica, dall'infanzia difficile dopo la morte del padre alla famiglia che si è ritrovata in condizioni economiche dure. Lanciamo questa proposta da Vallo, che è cuore del Parco Nazionale, che è già patrimonio dell'umanità, ecco, abbiamo la dita mediterranea, patrimonio dell'umanità, Pestum Velia, quindi come dire, un terreno fertile proprio per lanciare questi messaggi. Ma io ti dico una cosa, tu devi sapere una cosa, che i templi di Pestum, io quando sono stato in Giappone, ho portato la televisione giapponese qui ai templi, e quindi chi allora c'era la gente di soggiorno lo ricorda. E questi giapponesi con la bocca, Madonna, che spettacolo, meraviglioso. E io ho sempre portato, c'era Alfonso Andria, l'ente del turismo, ricordo che fece un concerto a Bruxelles, si innamorò di me la televisione di Bruxelles, e scrisse all'ente del turismo e disse: se ci date per una settimana Venturini gratis, verremo a girare. Loro facevano una specie di domenica a Bruxelles. Praticamente andiamo a girare e quindi trasmetteremo tutte le bellezze della costa amalfitana e cilentana, e quindi mi chiamò l'ente del turismo, sapete maestro, non abbiamo soldi, sapete? Ed io dissi sì, accettai, e per una settimana andò in onda in Eurovisione la Campania tutta, la costa amalfitana, cilentana, e quindi poi ho scritto pagine immortali con la danza di Rossini fatta a Palinuro, la notte di San Silvestro, allora non è che avevamo la concorrenza dei network, quindi c'erano 30 milioni di ascolto, tranquillamente. Marzullo alla Certosa di Padula, e io con i pescatori lì a Palinuro cantai questa danza di Rossini, mamma mia. E io dicevo, si va a mare, acciappatemi, perché sai, il mare onde già era calmo, e prendemmo tante di quelle ricciole prese dai pescatori che mi riempirono il cofre della macchina. È tornato a casa con queste ricciole? Sì, sì, l'ho regalato a tutti quanti. Io venni la prima volta a Valle della Lucania
ero fidanzato, pensatelo voi. Mi sono sposato nel 68, ero fidanzato e mi ricordo, ecco, che lo signore che ha barba, lui, dalla era giovanotto, dalla signorina che mi ospitava, che organizzava questa festa, un signore che aveva un'agenzia di viaggi, un signore. Poi si innamorò di me il notaio Morra. Nel senso artistico? Sì, lui mi voleva a Pattano due volte all'anno. Ma io sono venuto. Bruno, dovete venire perché la gente vi ama. Quando venite voi, vengono da tutte le parti. Da tutte le parti. E io inizio. Questa sera, da Vallo della Lucania, i miei secondi 40 anni artistici nel mondo, con i miei concittadini, con la gente del Cilento che amo, di Vallo della Lucania. Fino all'incontro con i grandi personaggi della politica e dello spettacolo che l'hanno portato a successo in tutto il mondo, come Jacqueline Kennedy, la First Lady statunitense, grazie alla quale è sbarcato oltreoceano, fino a Raissa Gorbaciova, moglie dell'ex presidente sovietico Mikhail, che l'ha portato in Russia, dove ha fatto centinaia di concerti. Parliamoci di altro. La fama aguzza il cervello. Ah, non ci credi tu? No, non ci credo. Tu di chi? Perché mio zio, quando sono sbarcato in America, belle zie. Dell'americano. È la fama che lo annebbia, fame lo aguzza. Bravo, certo. Chi si documenta, sai perché sono così? Chi sta nel benessere? Soltanto a Sergio. E Totò? Ah, allora, Adriano. Adesso canta, eh? Adriano disse: io ti voglio purtroppo. Ci alziamo alle 3 con la sua Fulvia, allora Aurelia, lancia Aurelia, andiamo a Roma. Da Salerno alle 3 arriviamo in 9:30 a Roma. Cinecittà, Mastro Cinque ci accorse in un modo fantastico, bussa alla porta del... Chi è? Uè, principe, sono Camillo, vieni. Questi due ragazzi, Adriano Bello Guaglione, questi miei due nipotini, certo, uno fa il pugile, il campione italiano di pugilato, quest'altro invece, come ti chiama? Bruno Venturini, che bella voce che tiene. Allora io subito, femmina, tu sei una mala femmina... Madonna, Camillo, questo farà una grande strada, principe a piedi o a cavallo, aspetta, è pure comico, hai capito? Io non avevo capito che il Totò, il principe dei Curtis, mi aveva messo un bel timbro sul passaporto. Comincio a sentire già delle note? Sì. Comincio a sentire i maestri che cominciano a provare gli strumenti? Certo. E noi vogliamo sentire la voce di Bruno Venturini, che canterà, prego maestro, canterà Mala Femmina, brano del 1951 di Antonio De Curtis, e poi un altro brano meraviglioso, Suspiran, di Ernesto Murolo ed Evemero Nardella. Mala Femmina, Bruno Venturini. Si ha visto fatta nato quello che fatta a me, stomma d'avesse acciso e può sapere perché, perché in coppa sta terra femmina come te non c'è una stavano onesto come me. Femmano, tu sei una mala femmano, sti stuocchi hai fatto chiagnere, lacrime in vanità. Femmano, se tu peggio una vipera, indosso cato all'anima, non posso più campare. Femmano,
si doccia con mio zucchero, però sta faccia d'angelo la serva panganna. Femmina, tu sia più bella, femmina, la voglio bene e t'odio, non te posso scordare. Voglio... Tempi, maestro, come dire, altro territorio, o ancora possiamo rivivere queste magie nel Cilento? Ma per carità, il territorio è sempre bello, più bello, anzi, ho visto tante cose belle, migliorate, ampliate. No, no, bisogna insistere, bisogna capire questo, che abbiamo un patrimonio inestimabile che bisogna vendere bene. Ma all'estero, come ci vedono, come ci guardano, come guardano questa cultura napoletana, la canzone napoletana, ecco, non ha confini, ma come guardano il nostro territorio? Allora, è una cosa triste ma bella. Io sono stato grande amico di Charles Aznavour, perché con lui abbiamo fatto grandiosi tour in tutto il mondo, e lo andai a salutare a Roma, meno male. Lui mi disse: Bruno, 94 anni, sì, io non è che devo fare i ticket d'ingresso, il governo francese mi paga, l'ente del turismo francese mi pagano, perché io porto la canzone francese e la cultura francese. Poi qui in Italia gli impresari curano loro il teatro, ed io vado in giro per il mondo. Allora bisogna, io mando questo messaggio anche all'assessore Matera, tornare ai vecchi schemi, cioè Visit Italy, bisogna portare questo mio spettacolo in tutto il mondo, affinché noi possiamo valorizzare e rilanciare questa nostra cultura alla grande. Io non è che tanto, non è che ho bisogno, lo voglio fare perché mi sento di questa terra, ho nel cuore il Cilento, ho nel cuore la Salerno, la costa campana, Napoli, insomma io ho tante emozioni nel cuore, quindi desidero, e se vogliono sono a disposizione per portare questo messaggio di questa terra in tutto il mondo con i miei spettacoli. Io venivo dalla scuola, praticamente a Via Velia, dove sta adesso l'ente del turismo. Salerno. Disse: Bruno, vieni qua. Voi domani ditemi, come stai voi a Marnariella, con la magliettina righe, un pantalone, blu jeans, organizzate chitarra e mandolino, devi venire alle arcate di Amalfi, il giorno 8:08 alle 20:30 di sera, perché c'è una cena di gala per la signora Kennedy. Dico, Jacqueline Kennedy. Dico, ma chi è sta signora? Come, che la moglie del presidente degli Stati Uniti? Voglio. Allora mi organizzai con chitarra e mandolino e andammo alle arcate. Eccola là. Praticamente fu una cosa meravigliosa. Non è che la cena, ogni portata si fermavano e io cantavo, piacquetando la signora Kennedy, che mi disse, vicino all'avvocato, io mi ricordo stavo là, l'avvocato mi è piaciuto, certo, caro avvocato, caro presidente, perché non mi mandate questo giovane a Villa Episcopio, a Ravello? Quando io voglio sentire qualche canzone, lui me la canta. Un jukebox personale. Personale. Tanto sentimento come tu a chi tiene a me, che ha stato fatto sul naso. Guarda il tuo giardino, sientesi sti giura arancia, con una pluma così fina, dentro cuore se ne va. Ma tu dici para a Dio, da lontana da sto da sta terra dall'amore, pieno cuore non torna. Ma non passa, a non dare a sto a sorriere, fammi a
combo. Venturini, prima di partire per la Cina popolare, incontrò Giovanni Paolo II. Sì. Che cosa le trasmise? Ma il discorso è questo, che mi volle incontrare, perché questa cosa della mia partenza fu un clamore sulla stampa italiana, perché prima artista del mondo, certo. Quindi fui ricevuto dal Santo Padre, io gli regalai un cofanetto con i miei 3 long play dell'antologia, che andavano a Ruba, e lui si fermò, incominciò, mi teneva le mani, o sole mio conosco, torna sul riento conosco, monasterio e Santa Chiara non conosco, sai Santità, questa è dell'ultima guerra, è troppo giovane. E allora mi disse, figlio, tu vai in Cina popolare, dai un'occhiata alla Chiesa Cattolica a Pechino, cosa che feci. Lui mi disse, ricordati, tu sei predestinato a portare pace agli afflitti, e solleva sofferente con la tua voce. Tu hai avuto un dono da Dio e la tua missione è questa. E quando canti, preghi 2 volte. E così è stato. Io disse, santità. Così è. Andai in Cina popolare, mi recai alla Chiesa Cattolica di Pechino, c'era un vescovo lì, e vidi che sull'altare c'era la Madonna, Gesù e i drappeggi con i pensieri di Mao. Feci le fotografie e glieli portai. E lui disse, io devo fare tanto che devo fare, devo andare in Cina popolare. E non ci è riuscito. Adesso ci sta tentando Papa Francesco. Però la cosa non finisce qui, perché poi, dopo più di quasi 20 anni e più, nel 2000, siamo nella beatificazione... 2001. Io mi inginocchiai per il bacio a mano al Santo Padre, come nipote del Beato Alfonso Maria Fuscallora, e lui pareva che dormisse, sai? Insomma, sì. Io disse, santità, lei ha visto milioni di uomini, non si ricorda di me. Apri gli occhi e lui mi mette la mano sulla fronte, un'altra fotografia. Oh sole mio! E mi disse, credetemi, benedico i tuoi 3 figli, ma chi gliel'avevo detto? E tua moglie, ecco, che sta qui e che purtroppo non gli hanno concesso di venire da me. Bello, già ambasciatore della canzone napoletana, da quest'oggi, quindi ambasciatore anche un po' del Cilento, della cultura cilentana. Certamente, io penso una cosa, visto che la regione Campania è capeggiata da un uomo molto concreto, il presidente De Luca, è un parterre di assessori molto validi, Matera in prima fila, Corrado Matera, io penso che questa cosa si può fare, perché la promozione fatta a un certo punto, a un certo momento, fatta bene, porta frutti, porta grande divulgazione della cultura, del turismo e della nostra grande musica e poesia napoletana, che poi, diciamoci la verità, noi qui, ecco, i grandi maestri della canzone sono nati a Salerno, Galdiere di Fisciano e a Mario di Pellezzano, e qui lo stesso De Berardinis, ecco, e di Gioi Cilento, un grande autore, attore, drammaturgo, insomma, noi abbiamo, e poi tante persone adesso mi sfuggono, e quindi, insomma, qua abbiamo dato, abbiamo tutto, abbiamo sempre dato, e quindi ci dobbiamo riappropriare di queste nostre potenzialità per far capire al mondo intero. Ma mi ricordo una volta andai in America, c'era un poster Salerno, provincia di Napoli, ma quelle che ho fatto io, addirittura io ricordo che una guida turistica c'era scritta ancora la vecchia dicitura del 44-45, se andate a Napoli guardatevi il portafoglio e la valigia, pregai mio cugino Mario Cuomo, ecco adesso c'è il figlio Andrei, governatore di New York, Mario, per cortesia fai togliere questa ignominia, e fu tolto questa cosa. Io sono stato ambasciatore, sono stato condottiero, mi sono battuto, mi batto sempre per la nostra gente, per la nostra cultura, per la nostra canzone. Spero che questa serata sia l'inizio di un bel progetto, insomma, sì, che veda coinvolte, sì, belle persone come lei. Ci vuole la voce, ecco, per cambiare, come dire, anche il destino di un popolo. Bisogna anche alzare la voce e cantare in questo caso. La stoffa c'è, mi disse Beniamino Gigli, se questo ragazzo troverà un buon sarto,
diventerà qualcuno. Allora dico, la stoffa c'è, abbiamo tutto. Bisogna trovare il buon sarto che porta avanti questa cosa. Io sto qua, se mi volete, fin quando il Patatene mi dà voce in canna, io sono a disposizione per la mia terra. Fate di me quel che volete. Allora, questa cartolina già autografata a me, con amicizia e simpatia, ne prendiamo un'altra, simbolicamente a chi la dedichiamo, a chi dedichiamo questa terra? A tutta la popolazione di Valle della Lucania, all'amministrazione comunale, il sindaco, coloro che mi hanno voluto, Liguori, Jenny De Cesare, insomma tanta bella gente, l'ufficio sta, insomma io ho trovato un parterre di persone, Marzano, insomma persone, voi la televisione, disponibili, pieni di entusiasmo, e quindi io penso che inizierà una nuova era per la nostra terra. Sono convinto di questo, sono convinto. Auguri e grazie. Grazie, buon anno a tutti. Che bella cosa è una giornata sola, aria serena dopo una tempesta. Con l'aria fresca farà già una festa, che bella cosa è una giornata e solo. Ma no, ad un solo di un bello in me, o solo mio pronto a te, o solo mio, stan pronto a te, stan pronto a te. Luce nell'asto, a palestra tua, una lavannata, canta e sonnavanta, e patramento, forza spalle e canta, luce nell'asto, a grazie.